Ho pensato ad Amsterdam e credo che tu dovresti andare. No, ma io non vado senza di voi. Forse a questo punto sarebbe la cosa migliore. Ma in che senso, scusa? Siamo stanchi, Marco. Ma io non sono stanco. Ma io sì. Vabbè, dai, ci lavoriamo, ok? Ma lavorare su cosa? Ma il matrimonio non è un ponte che fai calcoli bene e quello sta su. Non c'è una formula. Allora, Vittoria, questa è una storia bella, emozionante, in cui credo tante donne si riconosceranno. Allora, cominciamo un po' parlando di te, del personaggio che tu interpreti nel film, no? Che cosa non funziona dentro questa coppia? Perché ho l'impressione, questo tante delle amiche e degli amici che ci seguono magari si potranno identificare, no? Che cosa scatta? Lei è la moglie di Marco, la madre di Tommaso, ma lei per se stessa chi è? È come se Anna si fosse un po' persa, effettivamente. E sente che anche all'interno della coppia si sono fermati, lo dice a Marco, sento che ci siamo fermati, che nella vita c'è tanto altro e lei è curiosa di quest'altro, ha voglia di vedere la coppia evolvere, non fermarsi ad un'abitudine, a una routine quotidiana che li ha portati un po' ad allontanarsi, a guardarsi di meno, a desiderarsi di meno, a parlarsi di meno, a essere meno in ascolto dell'altro, cosa che in una coppia è fondamentale. Anna, io sto bene qui, cioè noi stiamo bene qui. Abbiamo la casa che abbiamo sempre voluto, abbiamo due soldi da parte, un figlio stupendo. Credimi, stiamo molto meglio di tanta gente che conosciamo. E invece ho la sensazione che ci stiamo perdendo le cose, che ci siamo fermati, che nella vita c'è tanto altro. Lei ha rinunciato al lavoro per dedicarsi esclusivamente al figlio e alla famiglia e all'inizio ha anche creduto che fosse una scelta sua convinta in qualche modo, poi però si rende conto che la sua non realizzazione a livello professionale è un qualcosa che le manca e che può essere anche legata a una paura, in realtà lo rinfaccia al marito, no? Io mi sono sacrificata per la famiglia, tu invece pensi sempre al lavoro e io non ho potuto continuare a lavorare, in realtà forse è anche una scelta legata a una sua paura di un fallimento. Perché spesso diamo le colpe agli altri di cose, ma le motivazioni e le difficoltà sono anche da ricercare all'interno di se stessi. Cioè il lavoro, la coppia si ricostruisce e si salva se si fa anche un lavoro, se ognuno dei due fa un lavoro su se stesso. E infatti c'è una bella parola in questo film che è insieme, no? Insieme. Che dovrebbe essere una cosa. Sì, lei c'ha anche la metafora della canoa, no? Che bisogna pagaiare insieme, perché lei adora come sport, ha come hobby andare in canoa, e lei dice, in fondo forse l'amore è così, la coppia è così, se non si va al ritmo, se non si pagaia al ritmo, le pagaie sbattono e la canoa si ribalta. E poi non mi piace la donna che sono diventata. Sono la moglie di Marco, sono la madre di Tommaso, ma io dove sono finita? Senti, rispetto alle mamme, alle nonne, forse prima si era più disposta ad accettare, adesso le donne, insomma, te lo chiedo anche da sì, donna. Beh, sì, appunto, poi sai, sono anche scelte, però io penso che comunque, anche appunto quando si sceglie di rinunciare a qualcosa per l'altro, anche se lo si fa in maniera convinta, dopo un po' il conto ti si ripropone, perché anzi poi tenderai a rinfacciarglielo e invece è giusto che, io insomma sono una donna che ha sempre lavorato, ho iniziato a lavorare quando avevo 19 anni, ho avuto una figlia a 25 anni, e voluta, desiderata e non mi sono fatta mancare niente, in qualche modo ho sempre adorato essere una donna indipendente e mi piace esserlo e penso che anche la realizzazione professionale e le soddisfazioni che ho nella mia professione poi le riporto anche nel mio privato e mi fanno essere una persona più serena e più risolta anche nei miei rapporti personali. Baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Senti, il tuo percorso come lo vedi? Noi ci conosciamo da un po' di anni, no? Ci siamo incontrati in diverse occasioni e ti abbiamo visto crescere tanto come attrice in televisione e al cinema. Insomma, tu come ti vedi adesso? Ma io mi vedo che comunque c'è sempre margine per migliorare, per crescere, per imparare, un po' in tutti i lavori, in questo mestiere in particolare, perché veramente ogni esperienza, ogni rapporto, ogni regista ti insegna qualcosa di diverso
E non solo l'esperienza sul set, ma anche la visione di film. Cioè io mi rendo conto che imparo tanto e cerco di utilizzare anche ciò che vedo da spettatrice. Quindi ne vedi tanti di film? Ne vedo tanti, che sia di film vedi? Che di serie televisive. Io sono una grande fruitrice di film, sia per il cinema che per la TV proprio. Non mi faccio mancare niente, sono una grande appassionata. Senti, hai dei modelli, delle attrici di riferimento, insomma, o magari dei modelli che anche quando eri piccolina dicevi io vorrei essere come lei? Guarda, modelli non lo so, perché penso che poi più di guardare all'esterno è bene saper guardarsi dentro. Però, beh, attrici che ammiro e che stimo tantissime, dalla sempre citata Meryl Streep. Beh, certo, cambia sempre poi. Cambia sempre, poi è talentuosa, sa far tutto, sa cantare, sa ballare, ha fatto il musical, è una grandissima attrice drammatica, una grandissima attrice comica, cioè veramente è meravigliosa. Però tante, un'attrice per esempio, se devo pensare invece a un'attrice più della mia generazione, Marion Cotillard, un'attrice che, beh, insomma, che adoro. Bei riferimenti. Senti, in questi giorni è l'anniversario, è un anno, è la morte di Monica Vitti, che comunque al di là dei modelli però è un'attrice che rimane nel cuore di tutti noi. Sì, ma anche come persona, quando vedi su YouTube o su Instagram le sue interviste, di sue interviste è sempre così interessante, sincera, si vede che non ha maschere, che ti parla in maniera molto onesta, senza nascondere. Ecco, questa è una cosa che mi piace, penso che oggi sia un ottimo insegnamento questo, senza nascondere le sue fragilità. Senti, per te che cosa vuoi, che cosa desideri? Che insomma hai festeggiato un traguardo felice di 20 anni, leggevo, di carriera, ma in realtà è di più perché hai iniziato piccolissima, insomma, e di successi in televisione e al cinema. Questo film si intitola Una gran voglia di vivere, che devo dire è una cosa bella e ci sta sempre tutta. Per me mi auguro di non perdere mai la curiosità che ho sempre avuto nei confronti del mondo e anche la voglia e il coraggio di mettermi sempre in discussione e sperimentare anche delle strade che magari posso pensare che non siano giuste per me, ma nel momento in cui mi ci ritrovo invece diventano improvvisamente familiari e congeniali al mio modo di essere. Quindi sì, spero di non perdere mai la capacità di stupirmi e di sorprendermi di me stessa e della mia vita. Io te lo auguro davvero. Grazie Vittoria, grazie. Ma secondo te l'amore finisce? Mi piace che non sono riuscito a renderti felice. La moglie forse me l'ha solo giocata, però. Ma io l'amo ancora.